Ci sono oggi spiriti maligni? Forse, se noi ce ne sono. Sì, spesso siamo schiavi di spiriti maligni che regnano in noi e su di noi. Per esempio, prendiamo in considerazione i sentimenti negativi, i pensieri negativi, i sentimenti negativi che sono potenti come l'odio, la gelosia, l'invidia. Oppure quando qualcuno ci offende o ci ferisce, allora in noi si scatenano dei sentimenti negativi e prendono il controllo della nostra vita e rendono il nostro interno, che è puro, lo rendono impuro. È puro il nostro interno quando l'amore risiede in noi. Gesù dice: beati i puri di cuore, vedranno Dio. Uno spirito impuro è un mondo interiore impuro, un mondo interno che non è pulito, un cuore che non è pulito. E quindi diventa impossibile vedere in modo corretto. Ed è per questo motivo che non vediamo bene un uomo. Per esempio, un uomo nel quale regna uno spirito cattivo e il suo interno è impuro, quest'uomo non ci vede bene. Il suo sguardo, il suo modo di vedere le cose è turbato. È un po' come il vetro di una macchina che non è pulito, che ha appannato, e noi dobbiamo pulirlo, purificarlo. Perché altrimenti andiamo fuori strada, facciamo un incidente con qualcuno se non puliamo il vetro. Se il tuo occhio è luminoso, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Se il tuo occhio è tenebra, allora tutto il tuo corpo sarà immerso nella tenebra, oscurità. Ma dicendo occhio, Gesù pensa a qualcosa di molto più profondo, non soltanto all'occhio fisico, ed è per questo che Gesù non pensa che dobbiamo staccare, strappare il nostro occhio fisico. Quando dice è meglio cavarsi un occhio, non parla dell'occhio fisico, ma parla di qualcos'altro, qualcosa di più profondo. Pensa al cuore. Quando il tuo cuore è luce, quando il tuo cuore è amore, allora tutto il tuo corpo è luce e tu vedi tutto in modo corretto, vedi tutto in modo puro, il tuo sguardo è pulito. Ma se il tuo cuore è sporco a causa dei pensieri negativi, allora non ci vedi bene. A causa dei sentimenti negativi tu non ci vedi bene, vedi soltanto i dettagli. E Gesù dà ai discepoli il potere di aiutare gli uomini, di liberarli da ogni potere che gli spiriti maligni possono avere. E questa è la misericordia per gli altri, cari fratelli sacerdoti. In questi giorni, durante il seminario, entriamo in questo mistero che Gesù ci dà, questo mistero del cuore di Dio, della misericordia di Dio, e ci invita a essere come Lui, a risollevare gli altri, e la misericordia verso gli altri, liberare gli altri. Ricordiamoci delle persone che ci circondano, che conosciamo e che sappiamo che si trovano sotto il potere degli spiriti maligni. Forse noi stessi ci trovavamo in questo stato, e queste persone, queste famiglie erano in conflitto con altre persone o sono in conflitto con altre famiglie, e tra queste persone regna l'odio, i loro cuori non sono puliti, non sono puri, e allora regna uno spirito maligno. Queste persone non vedono bene, il loro sguardo è opaco, appannato, sporco, e la loro riflessione è sporca, opaca, impura.
e guardano attraverso questa sporcizia. Come purificarsi da uno spirito maligno? L'aiuto deve venire dall'esterno ed è per questo che Gesù manda i discepoli affinché vadano e dall'esterno aiutino queste persone a liberarsi. Noi non possiamo a volte aiutare noi stessi. Quando la persona è così profondamente nell'odio, nei sentimenti negativi, si trova prigioniera e occupata e non sente nulla, non vede e non sente che i propri pensieri negativi. È bombardato da questi pensieri che gli danno delle ragioni contro le altre persone e non ascoltano altro che i propri sentimenti che sono negativi. Per questo motivo qualcuno deve venire dall'esterno per dirgli: amico mio, non sei libero, sei prigioniero, sei una marionetta tra le mani del maligno. In questo modo tu lo liberi, lo aiuti a uscire dalla prigione, lo aiuti ad uscire perché è legato dai lacci del male. Tu gli dici la verità su questa persona, la libertà, la verità vi renderà libera, la verità l'aiuterà a uscire da questa prigione. Io stesso ho fatto l'esperienza che questa cosa aiuta delle persone a essere liberate, a comprendere la verità che sono schiavi dei loro pensieri, dei loro sentimenti negativi che sporcano il loro interno ed influenzano la loro riflessione, il loro sguardo, e allora non vedono più bene. È possibile che in questa persona c'è qualcosa di negativo, di cattivo. Sicuramente c'è in quell'altra persona anche questo, però non è tutto, perché ci sono anche delle buone qualità. Ci sono buone qualità in questa persona che è diventata come nemica. Io non posso vederle, ho bisogno di una liberazione. Forse una parola non può aiutare. Allora è necessario fare qualcosa di più forte, è necessaria la preghiera, preghiera per la liberazione. È necessario pregare per la liberazione, perché questa persona è così tanto prigioniera, chiusa interiormente, che non riesce a liberarsi. Gesù manda i suoi discepoli. E a chi li manda? Verso chi? Le manda verso le pecore perdute. Non dice andate verso questo, verso quell'altro, dice andate a cercare le pecore perdute. Noi ci interessiamo di sapere come Gesù, Dio, si comporta verso le persone che hanno lasciato il cammino retto, che si sono allontanate da Gesù. Ecco come si comporta, dice andate verso le pecore perdute. Questa è la maniera di agire di Dio e il cuore di Gesù è diretto verso di loro. Pensa a loro, le ama, il suo cuore è vicino a loro, misericordia, avere un cuore di compassione, così si comporta a Dio, come per il figlio il prodigo, lo aspetta, corre al suo incontro, lo accoglie nella propria casa. Gesù desidera che i suoi discepoli, così come noi, abbiamo un cuore così. Un cuore così largo che è capace di accogliere coloro che sono perduti, che lo accoglie nella propria casa, che gli dà spazio. E Gesù desidera non soltanto che vengano accolti, che la persona perduta venga accolta, ma che andiamo verso di Lui. Quando vediamo una persona che viene verso di noi, noi dobbiamo andare incontro a queste persone, noi dobbiamo cercarle. Noi dobbiamo stare attenti in modo da vederli in anticipo, dobbiamo andare verso di loro per cercarle, dobbiamo interrogarci, dobbiamo cercare chi è perduto, dobbiamo chiedere ed è in questo modo che diventiamo somiglianti a Dio, questo Dio che cerca la pecora perduta. In questo modo
Assomigliamo a lui che cerca la dramma perduta e che si rallegra quando l'ha ritrovata. È felice quando il figlio perduto, il figlio il prodigo, torna e dice: annunciate per le strade che il regno di Dio è vicino. Dite che Dio è vicino, che il regno di Dio è vicino, che Dio è qui, che non è lontano. Avete pensato che era lontano? Non lo è vicino. È adesso qui. Ed è per questo, in più dell'annuncio del regno di Dio, c'è anche la chiamata alla conversione. Quando Gesù chiama, dicendo che il regno dei cieli è vicino, chiama anche a convertirsi e a credere al Vangelo. Convertiti, apriti, non rimanere col cuore indurito, non essere così incollato nelle tue posizioni, cementato sulle tue convinzioni sull'uomo e su Dio. Cambia di pensiero, apriti. Wittgenstein, rodom iz Austrije, govorio je. Ludwig Wittgenstein, un austriaco, diceva: se hai un problema con il termine Dio e sei in collera contro Dio e ci sono delle cose che non ti sono chiare rispetto a Lui, questa è una cosa buona, corretta. Il problema non è in Dio, è nella tua conoscenza di Dio. È questa conoscenza che devi cambiare, devi correggerti. Ecco, fratelli e sorelle, una chiamata alla conversione. Dio è vicino, Dio è presente. Per questo motivo celebriamo l'Eucarestia. Amen.